cuffie e noi proviamo a prenderla. Per la salute di Roma il Senato deve essere purgato. E anche lui sarà purgato. Molto presto. Ma non stanotte. Ok, andiamo avanti. Grazie, altri due. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Chi è favorevole a un nuovo montacarichi di Cassì? Sì! Basterà una spruzzatina di cacca e questo lago diventerà un incubo tossico. Ma sapevo che non mi avresti ascoltata, quindi ho versato l'acqua del lago nei vostri bicchieri. Dove sei stata? Ti ho fatta cercare. Eccomi, fratello. Cosa ti tormenta? Gracco ha una nuova amante? Non lo so. Massimo, smettila. È davvero tanto penoso rivedermi. No, sono stanco per la battaglia. Tu menti. Ho sempre capito quando mentivi perché non sei mai stato abile nel farlo. Pure non mi hai mai consolato. È vero, ma del resto non ne avevi bisogno. La vita è molto più semplice per un soldato. O credi che non abbia cuore? Vai, pronti, ci diamo. Vai, vai. Sei pronto? Sì. Tarà, 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 tarà. Alzati! Alzati! La tua fama è ben meritata, Ispanico. Non credo che ci sia mai stato un gladiatore come te. E a quanto questo giovane, insiste a dire che sei Ettore il redivivo. Oppure era Ercole. Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai un nome. Mi chiamano gladiatore. Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Tarattara. Spettacolo! Bravo, eh? Che spettacolo! Bene, bene, bene.